Ciao, benvenuto in un nuovo video. Oggi parleremo di batterie a litio per bici elettriche. E allora voglio rispondere innanzitutto a una domanda che un utente iscritto al canale mi ha posto sul posto community, dove appunto avevo chiesto di farmi delle domande. E il primo di tutti che ha scritto è stato lui, ponendo questa domanda. E allora, come si cabla un pacco batterie in una bici? Allora, il pacco batterie come standard, parliamo di litio, deve avere il cavo di potenza formato da due fili e il cavo di ricarica formato da altri due fili o eventualmente un connettore. Perciò, come già hai capito, sono due cavi che possono essere sia uniti dal connettore, che ovviamente anche sciolti. Tutto dipende dalla tipologia di bici, da tipologia di pacco batterie. Ci sono alcuni casi in cui può anche capitare che i pacchi batterie non siano autobilanciati, perciò hanno dentro una BMS non diciamo completa, che fa carico e scarico bilanciato, ma si basa su un bilanciatore carica batterie esterno, che appunto ti bilancia le celle. Perciò, oltre al filo di potenza e il filo di ricarica, c'è anche un connettore a più pin, può essere a 10 pin, a 11 pin, a 12 pin, a 9 pin, dipende da quanto il voltaggio della batteria. Però capita raramente. Oggi diciamo le aziende si stanno tutte allineando, facendo pacchi batterie già diciamo bilanciati, perciò con BMS che bilancia il pacco batterie. Perciò per cablare una batteria commerciale o eventualmente che vai tu a realizzare, devi andare a cablare 1 e 2. Stop. Oltre questo, rispondo a un'altra domanda inviata in privato sul chat di Facebook, della pagina ovviamente. Si può potenziare un pacco batterie esistente e funzionante? E allora, questo è uno dei temi che io tratto nella guida dedicata al pacchi batterie a litio. Se non lo sai, ho realizzato un corso tecnico specifico per le batterie a litio, dove appunto si parla solo ed esclusivamente di customizzazione, perciò costruzione, riparazione di pacchi batterie a litio, che siano di trapani, che siano di bici elettriche, monopattini, scooter, qualsiasi cosa che monti batteria a litio, è normale che o la devi costruire da zero se non ce l'hai, o se un cliente te la richiede, o se un cliente te la porta, diciamo, non funzionante, tu devi essere in grado di ripararla. In Italia oggi non esistono, forse in Europa, corsi su questa tematica. Parliamo di batterie litio customizzazione, perché appunto è un settore ancora un po' ostico e poco conosciuto. Io sono nel settore batterie da 5 anni, settore diciamo elettronico, commerciale, business, ecco, di rivendita, produzione da 7-8 anni. E il corso è suddiviso in più, diciamo, sedute, in base poi alla tua tempistica disponibile, se lavori, se non lavori. Intanto io non consiglio di fare un'overdose, ecco, di quello che ci sarà nel corso, nel senso che ci sono tantissime informazioni che devono ovviamente però camminare passo passo con la pratica, perché se tu fai solo teoria e non fai pratica, non concluderai nulla. Uno. Perciò, man mano che nel corso vai avanti, dovrai ovviamente anche fare i primi movimenti anche praticamente. Due, abbiamo detto, non farlo tutto in una volta.
perciò non finire il corso in un giorno, perché realmente è un'overdose di informazioni che ti scombussola solo il cervello e forse capirai il 10%. Perciò prenditi del tempo, suddividilo e fai anche tanta, tanta, tanta pratica dal corso stesso. Di là sotto in tutti i video trovi un link a un PDF. Comunque, questo qui è la locandina del corso, dove trovi tutte le informazioni di cosa si tratta il corso, tutti gli argomenti, cosa viene fornito con il corso, perché fornisco anche data sheet, fornisco anche preventivi, offerte dei miei fornitori migliori sul settore, così da fornire a chi interessa appunto avviare un'eventuale attività appunto per lavorarci, può andare a contattare già direttamente i fornitori e sapere dove andare a comprare cosa. I prezzi di mercato all'ingrosso, ovviamente, però occhio a questo, parliamo sempre di rivenditori, di fornitori, grossisti che hanno dei minimi d'ordine. Non puoi andare tu ad acquistare un solo pezzo, per esempio una sola cella, perché ti ridono in faccia. Per le celle si parla dai almeno 1000-2000, ci sono anche quelli che ti mettono minimi d'ordine di 20.000 pezzi. Tutto sta poi ovviamente dal prezzo che ti viene proposto. Idem per le BMS, per tutta la componentistica, gli accessori, anche se ne si parlerà nel corso dell'attrezzatura. Quale attrezzatura è meglio? Saldatore a punti, saldatore a stagno, quando utilizzare quella a stagno. Io personalmente quella a stagno lo utilizzo solo per stagnare i fili. Attenzione, non per saldare le celle. E questo io lo sottolineo in tutti i miei video e ancora di più nel corso, perché con le batterie a litio non si scherza. Perciò, ritornando indietro, si può aumentare la capacità di una batteria commerciale? Sì. E ripeto, nel corso vedrai praticamente. Perché ho simulato una riparazione di una batteria rotta e una costruzione da zero di una batteria. Prima era 6S, poi è diventata 7S, poi è diventata 8S, per farti vedere che se sai dove mettere mani, puoi aumentare sia la capacità, ma non solo, ragazzi, anche il voltaggio. Questo vuol dire molta più potenza. Tutto ovviamente, attenzione, il tuo motore deve poter diciamo essere compatibile con questi dettagli tecnici, nel senso non puoi pilotare un motore a 24 volt con 72 volt. Dico, ma queste sono le basi dell'elettrotecnica. Attenzione, ti mostro questi. Dietro metto anche le schermate di Amazon. Questi sono i fascicoli tecnici che trovi su Amazon, spedizione gratuita, pacco batterie 6S. Sono dei manuali, dei fascicoletti dove troverai tante informazioni e questi ti verranno anche forniti se acquisti il corso, quello diciamo più completo, perché ci sono vari scaglioni in base al budget di spesa che ognuno ha. Col più completo riceverai anche questi. Questi sono i corsi diciamo riassuntivi inseriti nei fascicoletti. Abbiamo detto 6S, fusibili, un fascicolo tutto dedicato ai fusibili, quali tipi esistono, come riconoscerli, come si utilizzano. Poi c'è questo in inglese, e c'è anche in inglese. Questo è fotovoltaico all'isola, come creare un impianto fotovoltaico con pannelli solari, regolatore di carica e pacco batterie. Perché parliamo di stand alone, perciò ad isola, isolato dall'ente fornitore energetico. 7S, poi c'è anche il 10S,
sia italiano che inglese. Nelle prossime settimane dovrebbero arrivare anche ulteriori, però per il momento questi. Se sei interessato, sempre sotto in descrizione trovi tutti i link. Ad oggi siamo dal lancio dei fascicoli, circa un 4 mesi, 5 mesi, non di più. Siamo già 600-700 copie vendute, non solo in Italia, attenzione, perché grazie ad Amazon si vende anche su Amazon Germania, Francia, America, molti di più in America, appunto perché esistono quelli in inglese. Spedizione gratuita con Amazon Prime, perciò anche veloci, li riceverà in poco e niente. Eventualmente, ripeto, commenta sotto, fammi sapere se hai domande, anche per i futuri video, se hai qualcosa che vuoi sapere, scrivi là sotto, un mi piace, un commento. Ciao e al prossimo video.